Oggi siamo con gente di questo calibro al circuito internazionale di Torricola. Cioè, per farvi capire, io dovrò correre contro di lui col noleggio. Vabbè, lui sarà col 65 perché piace vince facile. E vediamo pure oggi chi ci sta. Forse viene Davide e vediamo come va. Fai vedere il fisico. Come cazzo faccio? Rimettitela là, dopo me la taglio da solo, aspetta. Butterò dentro la taglia.
culo, via per culo. Oh, arriva. Conclusioni finali. Allora, te una volta mi hai buttato giù e l'altra mi hanno steso, però alla fine è andata tutto bene, ci siamo divertiti, te alla fine hai fatto poco schifo, come al solito. Vabbè, capita avere una moto che fa 2 km orari. E io ho dato la paga a tutti. Sul rettilineo, come... Non è vero. Ma di altri ti sei steso, due? Due, perché una volta ho preso le gomme in pieno e la seconda ho preso i sassi in pieno. Vabbè ragazzi, lui è un pilota fenomenale. Mi dicono di non fare i traversi, perché cosa fa? Fai i traversi? Ovvio. Inquadrami mentre faccio i traversi, ok, mi passa e mi fa i traversi a fianco, non davanti, quindi non lo inquadro. Vabbè, oh. Io sono capace a fare i traversi e che faccio? I traversi a fine curva, porco due. No, come passavi prima di entrare in curva. Ho capito, ma mica c'ho tutto sto motore, Ragazzi, stiamo confrontando un 65 due tempi contro un 94 tempi scassato. Non vuol dire niente. No, non vuol dire niente. A Torricola non ci serve il motore, a Torricola ci serve il manico. Ma passa, apriva di sesta sotto il coppio e mi dava la paga. A certi giri levavo pure il gas perché mi metto sotto il trio, tipo... Quanto cazzo mi sono fatto indietro? Niente, quindi lui ci ha preso i pizzi.
lui pure, uomo affranto. Non è vero, perché se vedete sono arrivato davanti a lui. E Leontini ha fatto culo. No, perché sono arrivato io prima di lui ai box, quindi ho vinto io. Non è vero. Eh sì. Quindi lui ci ha preso la paga sui 110. Link no. Del video in alto a destra. Ma è buttato per terra un'altra volta, mi hai mandato per Prati però. Eh beh. Se funziona, perché non devo farlo. Giusto Matteo? No. Vabbè, comunque... confermo quello che ha detto Matteo. Seguite pure lui, che ha un nuovo canale. Però oggi non c'ha la GoPro perché è scrauso. Ciao.